ragazze, benvenute o bentornate a tutte nella celletta. Mi rivedete ancora con questo look perché ho modo di girare qualche video in più in celletta e ho pensato di creare una nuova tipologia di video e dimostrarvi compatibilmente con l'arrivo di tutte le novità ciò che mi arriva in celletta, quindi di essere sempre aggiornate tra virgolette in tempo reale e dimostrarvi quello che mi arriva in celletta, così da poterne parlare e potervi consigliare le novità. Partirei proprio con l'ultima novità, veramente arrivata ieri, firmata Diego Dalla Palma, con la sua nuovissima linea Petal Age Glow. Eccola qui, una linea creata proprio con tre prodotti mirati per dare la luminosità e la compattezza. Entrambi i prodotti contengono un complesso esclusivo, un complesso multiazione che è lo Yellow Rose CPX, un complesso che va ad agire proprio per regalare un'estrema luminosità, una compattezza immediata, oserei dire straordinaria, e soprattutto ad agire proprio sul turgore e eliminando i sensi proprio di stanchezza dall'incarnato. Contengono tutti e tre dei petali di rosa che andandoli ovviamente a stendere sul viso regalano un'estrema radiosità, un'estrema idratazione e in più contengono provitamina B5 che va a rigenerare proprio quello che è nei tessuti un po' più profondi dell'epidermide. La linea, come vi anticipavo all'inizio, si compone di tre prodotti: un siero, una crema e una maschera. E il primo prodotto di cui assolutamente voglio parlarvi è la crema per il viso, una crema rimpolpante, una crema che viene applicata mattina e sera, una crema che dona radiosità ed ha una consistenza avvolgente ed estremamente sensuale. Vi dona proprio un aspetto di giovinezza. Una crema che, come potete vedere, all'interno contiene sempre questi micro estratti proprio di rosa, questi puntini rosa, non so se la riuscite a vedere, che conferiscono proprio alla crema un'estrema morbidezza quando la si va ad applicare. Non ha fattore di protezione, quindi dopo c'è bisogno di applicare su un fattore di protezione o un fondotinta. Nasce in un formato da 50 ml al prezzo di 41,50 euro. È una crema che esplica sicuramente la sua funzione migliore applicandola da giorno, perché regala quel senso di estrema turgidità, di estrema luminosità, e nasce per una pelle mista, tendenzialmente secca, ma si può utilizzare tranquillamente anche la sera. Il secondo prodotto di cui voglio parlarvi e mostrarvi è il siero. Questo siero che si presenta con il dosatore e all'interno ha tutti questi petali di rosa, guardate come bello, un siero rimpolpante dall'estrema radiosità, fresco quando si applica sul viso, dona subito proprio un'estrema levigatezza, allo stesso tempo un'estrema compattezza. Contiene come la crema sempre il complesso Yellow Rose SPX e in più anche petali di rosa che conferiscono proprio un aspetto di freschezza e idratazione, quindi è un gel, vedete, incapsulato in questi proprio micro petali di rosa, una fragranza di una morbidezza e di una sensazione di freschezza straordinaria e di una di rosa, anche se non lo avvertite, perché sapete che la rosa in alcune fragranze è un po' nauseante. Io devo dire che questa la sto provando e non mi dispiace affatto. Quindi il siero viene applicato mattina e sera al di sotto della crema, ma perché no, si può applicare anche prima di un make up, al limite prima di un prodotto per darvi un'estrema luminosità, anche prima di una maschera che si tiene in posa e che poi dopo ci si può truccare. Quindi un'estrema, diciamo, ha una polifunzionalità, perché oltre a essere utilizzato prima della crema si può utilizzare anche proprio prima di una maschera o prima di una serata, quindi prima del make up. Il terzo prodotto, questo invece non vi avevo detto il prezzo, costa 39,50 euro. Il terzo e ultimo prodotto della linea
è composta dalla maschera. Questa maschera, che è un trattamento rimpolpante in gel, eccolo qui, si presenta così, una maschera rimpolpante in gel assolutamente iper extra rivitalizzante, quindi accelera la microcircolazione di superficie e di profondità, e levigante. Inoltre questa maschera aiuta proprio ad agire sulla correzione del giusto livello di idratazione. È una maschera che potete fare più volte durante la settimana, si tiene in posa 10 minuti, la si asporta con una velina inumidita e non c'è bisogno di sciacquare, perché ovviamente l'idratazione deve restare tutta sul viso. Si presenta così, questo gel morbidissimo, dove all'interno ci sono questi petali di rosa che veramente vi donano una freschezza immediata e straordinaria. Questa maschera si presenta in un vasetto da 50 ml al prezzo di 37,50 euro. Quindi questa è la nuovissima linea lanciata da Diego Della Palma, la Petal Glow Age, una linea dedicata a dare un'estrema luminosità, una compattezza, una pelle, a perdonare, un aspetto più turgido, ed è una linea che possono usare diciamo tutti i profili di pelle. Per chi non ha delle grandissime esigenze in particolar modo, o di rassodare, o per dare diciamo il giusto nutrimento, ma anche per chi in un cambio di stagione, quando la pelle è un po' più stressata, è un po' più stanca, un po' più affaticata. Quindi è una linea che potete inserire tranquillamente sia come maschera sia come siero, e perché no anche per una crema, per dare un aspetto di luminosità e freschezza. Poi questa sensazione che regalano questi petali di rosa mi piace veramente tantissimo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se i prodotti di Diego Della Palma li avete mai utilizzati, se questa tipologia vi piace spolliciate, così so che vi potrò mostrare tutte le linee quando arriveranno in anteprima e immediatamente, e non dimenticate di iscrivervi al canale e di spollicciare se questo video, come vi ho già detto, vi è piaciuto. Io vi ringrazio come sempre della compagnia, e come sempre, se vi va, ci vediamo ad un mio prossimo video.